tra il leggere e il nulla di Francesco Crosato, seconda parte. Fu proprio in una di quelle tiepide e sonnecchianti mattine di fine maggio in cui l'idea del mare, della spiaggia e degli ombrelloni si fa più insistente nelle menti di maestri e discepoli che accadde il misfatto che doveva gettare una sinistra ombra sull'ancor acerba carriera mia e di Oliver. Avevo invitato il piccolo Oliver ad estrarre il libro di lettura nella speranza, prima di partire per le ferie, di assistere ad una sua traduzione, se non letterale, almeno approssimativamente sensata, quando entrò il direttore. Opportunamente ammaestrati fin dalla prima classe al saluto, i fanciulli se ne stettero zitti e avrebbero continuato tranquillamente a guardarsi l'un l'altro come dei piccoli sordomuti se non fosse intervenuto con suadente quanto minacciosissimo «Salutate, bambini!». La contorsione delle mie budella magistrali raggiunse però il culmine quando alla naturale domanda del capo sul che cosa stessimo facendo, Oliver ebbe la deliziosa idea di ribattere con un asciutto «niente». «Stavamo leggendo», corressi, cercando di non lasciarmi sopraffare dallo sbalzo di pressione, pur cosciente dell'impari lotta contro un'innocente bocca della verità. «Beh, vediamo un po' come leggi», azzardò allora il capo, rivolgendosi ad Oliver, che vivendo proprio quella mattina una delle sue più fulgide giornate da che frequentava le scuole della Repubblica, fu in grado, cosa mai riuscitagli, prima d'allora, di far credere agli ascoltatori d'aver sbagliato pagina. Il capo, infatti, quando dopo un accurato confronto si convinse di avere tra le mani un brano assolutamente identico, mi guardò da sopra le lenti disgustato. «Oliver è particolarmente creativo», sdrammatizzai, sperando che il direttore esaminasse ora Socrates, calciatore poeta, o Spaschi, che non sbagliava un accento, o la stessa Jane, terribile creatura, dotata però di un favellare, se non espressivo, perlomeno onesto, affidabile. Il sottile e cinico naso del capo, però, affinatosi in lunghi anni di trincea, corse a sniffare nei paraggi di Mimmo Stromboli, esemplare modello di lettura non propriamente ortodossa, se non del tutto deviante. Non che in situazione analoga il compagno Bakunin, l'anarchico, avrebbe saputo esibire chissà quale recitazione, per non parlare del frenetico teleosteo, detto anguilla, che era uso deglutire incredibili quantità di accenti, articoli e pronomi, ma certo Mimmo Stromboli doveva considerarsi quanto a lettura, secondo solo ad Oliver.